Costa Ciardiaco, buonasera, bentrovati qui dalla sala del prossimo museo che il Comune di Pompei sta preparando per la conferenza dedicata ad Amedeo Maiuri che abbiamo dietro con noi. Oltre a quello che dirà relativamente ad Amedeo Maiuri, noi siamo un po' i vostri fans, perché è vero, vi ringraziamo moltissimo, ci seguite sempre con grande affetto. Ma soprattutto perché lei personalmente ha lavorato in Penisola Sorrentina per spingere e valorizzare quel nostro museo Giorgio Valeri. Ricordo con grande enfasi la mostra sul giardino, di cui voi siete stata una delle curatrici, non solo nel catalogo ma anche e soprattutto nella sistemazione dei vari pezzi. Il piacere di sentirle dire in anteprima quello che magari ci dirà nella conferenza. Ha avuto modo di mettere le mani nei suoi manoscritti? Sì, allora stasera io ripercorrò tutte le tappe della vita di Maiuri attraverso i suoi volumi, le sue carte, i manoscritti, e cercherò di mettere in evidenza quello che era il metodo di Maiuri proprio per la creazione di queste sue pubblicazioni, che sono delle pietre miliari per la storia dell'archeologia. E Maiuri aveva un metodo straordinario che poi, diciamo, noi cerchiamo di adottare, di insegnare ai nostri studenti, che è quello di conoscere le cose vivendo il territorio, che è la cosa più importante, cioè camminare, passeggiare, vedere, disegnare, guardare il paesaggio, parlare con la gente che il territorio lo conosce. E questo è stato un grande insegnamento. Vedere, non guardare solamente. Esatto, sì, sì. E poi soprattutto il territorio da chi lo vive tutti i giorni, no? Farselo insegnare da chi lo vive tutti i giorni. Questo è il suo. Quindi possiamo assodare con tranquillità che non era un accentratore dei poteri, bensì riusciva ad avvalersi di tutto il personale che aveva intorno. Sì, assolutamente. Abbiamo avuto modo di essere presenti all'inaugurazione a Rodi per la mostra in cui appare un piccolo angoletto dedicato al Maiuri con degli appunti anche su delle megalografie. E ci siamo resi conto del lavoro straordinario che ha fatto lì nel restauro dell'ospedale prima e poi nell'inserirci dentro il museo, e da come è stato sistemato non è stato più toccato, il che significa che ormai sono esattamente 100 anni, perché loro con questa mostra festeggiavano 1914, lui è arrivato a Rodi, festeggiavano proprio questo approntamento, questo arrivo, quindi questa visione di un'enorme mole di lavoro organizzata e sapendolo organizzare. Attraverso i manoscritti, dalla grafia, si evinceva che era una persona meticolosa, sì, si evinceva che... Ma pensi che noi abbiamo conservato i suoi libri su cui lui continuava a correggere e a porre note al margine. Ah, quindi libro pubblicato e lui ci continuava a lavorare, metteva note, noterelle, correggeva, faceva questo non mi piace, tornava indietro. E quindi dopo un anno ristampava lo stesso volume con tutte queste note. E nella biblioteca sono conservati proprio questi volumi a stampa su cui a penna e a matita ci sono le sue correzioni. La biblioteca ha superato quelle vicissitudini che qualche annetto fa abbiamo vissuto. Ora aspettiamo, insomma, che, perché no, che venga ospitata anche in una di queste bellissime sale dove ora c'è questa mostra, quindi speriamo. Dottore Sacerdiello, voi siete una potente organizzatrice, questa mostra la possiamo trasferire a Rodi attraverso la scuola, di archeologia, nel museo di archeologia. È un'idea stupenda, lo sa? La cavalchiamo? E come no, mi sembra un'idea stupenda. Intanto, tra i vostri progetti, che cosa avete? Noi siamo sempre curiosi, la seguiamo, la vediamo fare tante cose, tante pubblicazioni, tanti interessi. Ora abbiamo due progetti in cantiere. Uno è di portare questa mostra in giro per la Campania, in tutti i luoghi che mai no, questa è una mostra internazionale. Sì, bisogna far uscire anche dalla Campania. Mi direte, qualcheduno oggi potrà porre dei cavilli del tipo, ma sono prevalentemente delle fotografie, il che è sminutivo e riduttivo, ma dietro ognuna di queste fotografie c'è un racconto, c'è un lavoro di ricerca fatto ad hoc. E poi dici meglio, oltre questi, tra la biblioteca ne abbiamo tanti, moltissimo, quindi potrebbe essere una mostra tra bibliografia e fotografie con dei cimeli importantissimi. Rodi, l'obiettivo è sicuramente. Benissimo. Ce lo poniamo? Sì, assolutamente. Allora striglieremo e tireremo il braccio al professore Pappalardo, perché lui reduce dalla scuola di archeologia, ormai negli anni giovanili l'ha frequentata, e poi c'è questa maggiore disponibilità. Ci invitano continuamente ad Atene per dei convegni, congressi, conferenze, quindi basta creare un
una telefonata giusta al momento giusto con la... Perché il contatto con la persona giusta, certo, per creare... Cos'altro state lavorando? E poi ora inauguriamo, io e il professore Pappalardo inauguriamo una bellissima mostra a Tokyo, il 28 aprile a Tokyo, sulla pittura parietale pompeiana a Tokyo. Che non è la prima volta che andate a Tokyo, avete quasi imparato un po' di giapponese, sì, so che quello mangiate. Di sopravvivenza però. Cioè. E la mostra sarà la prima grande mostra solo sulla pittura pompeiana. E quindi siamo molto contenti, avrà 5 sedi, è stata sponsorizzata in parte, il suo sponsor principale è uno sponsor tedesco, scusi, giapponese, il Tokyo Shimbun, e poi è stata, diciamo, patrocinata dalla Soprintendenza di Pompei e da Giulio. Bellissimo, bellissimo, il nostro gruppo. Questi filmati che non potremo venire a fare, ce li manderete voi attraverso canali comuni. Intanto, Rosanna, proprio qua in questa sala, sì, lo abbiamo sentito di... Qua ci dobbiamo preparare perché nel giro di 5 anni arriveremo a un top di pubblico, quindi altro che 3 milioni di visitatori, altro che 5 milioni di visitatori, perché sul fronte americano tra Ottawa, Montreal, sì, la Smithsonian Institute, stanno tutti raffigurando Pompei, sì, tutto... Sì. Tutti pazzi per Pompei. Alla fortuna che ha avuto la mostra a Londra, no? Che c'era la coda, Londra, 1 milione di visitatori. E quell'inferno che voi avete preparato o sistemato, sì, in occasione del giardino, ci è successo, glielo raccontiamo proprio come appendice, come puntata, la restante parte, la seconda parte, gli altri 10 metri, curati, restaurati, sono stati, non li abbiamo visti noi sorrentini dal vivo. Però li hanno visti. Li hanno mandati, esatto, li hanno mandati in Germania. E dalla Germania sono arrivati. Lei sa che faccio un po' capo per alcune delle università, tra l'altro grazie al professore Pappalardo, e quindi sono arrivati che volevano vedere la prima metà perché avevano visto la seconda. Noi invece abbiamo visto. Che il pubblico nostro non abbiamo visto. Bellissimo. Allora ci vediamo al top. Ci vediamo a Tokyo, molto volentieri. Grazie e grazie infinite di seguirci così appassionatamente. Grazie.